Ciao a tutti, oggi sono venuto insieme ad Ida del canale Ombre Oltre, andate a dare un'occhiata al suo canale. Siamo venuti a Mombello perché, come mi avete consigliato in tanti, ma già avevo idea di farlo, c'è il corridoio, quello dove c'era la voce che diceva entra lì e poi avevo registrato a distanza di anni un'altra voce uguale e mi avete detto di andare a fare rilevazione lì e infatti noi ci siamo venuti e adesso scendiamo di sotto nei sotterranei e andiamo in quel punto. Oh yeah! Ed eccoci arrivati al punto dove avevo registrato la voce, che poi è proprio di fianco a quello che doveva essere il tunnel napoleonico, che invece non lo è. Però esattamente in questo punto, tutte e due le volte, ho registrato quella voce. Quindi io, invece di lasciare il computer puntato lì dentro, lo lascio qui fuori che punta, quel microfono che punta nel corridoio. E poi magari proviamo a fare qualche rilevazione, facciamo qualche domanda. Vediamo. Computer montato e questa volta lascio il microfono e la videocamera puntati proprio verso questo angolo qui dove abbiamo sentito, dove è stata registrata la voce. Adesso magari possiamo provare a fare qualche domanda, anche se vedo che i rilevatori, tuo fermo. Fermo, fermo. Fermo anche il mio proprio fermo. Proviamo a fare un giro, magari poi torniamo. Andiamo di là che dove c'era il reparto agitati. Ok. Andiamo a fare un giro che poi quello là era l'ingresso del reparto agitati, ma in realtà sì, qui c'era per un pezzo le cucine, oltre a questo muro sulla destra, per un pezzo c'erano le cucine, ma poi iniziava il reparto. E quindi anche qua ci siamo di fianco a quello che doveva essere. È umido qua sotto. No, ma è la mascherina. Dopo un po' Guarda che qui, ci respiro la dentro. fioritura di amianto. Quindi Perfetto. la mascherina conviene tenerla. Sì, ci hanno fatto un giro di scotch, in un punto. Troppo. Ah, qui è dove è venuto giù il tronco. Tronco, un bel po' di alberi. Ma ci si Sì, qua gira. ce l'ho già passata. Sì, ma ci si passa tranquillamente. Sembra addirittura più puntellato adesso. Si è incastrato. Anch'io l'altra volta che ero venuto era giù Qua tutto. però ho segato qualcosa, eh? Possibile. Sì? Guarda qua. Aspetta In effetti. Eh sì. un attimo perché ho un fatto un po'. Sì, no, guarda, ecco lì in mezzo, giusto, giusto. Sì. Sì, hanno incastrato un po' di cose che non c'erano. Di qui è un bel po' che non passo. Si è acceso qualcosa? No, sentivo mugugnare. Sentivo dei mugugni. Non sento più. Sì, no, è vero, poi tu hai anche la cuffia, quindi senti tutto Ah.
amplificato. Di qui è dove c'è la scala che scende giù lungo la collina, lungo il pendio. Qui c'è da stare attenti. E questo è il corridoio che portava al reparto agitati. Ma è acceso il K2? Sì. Sì. Io no. Ecco, qui c'è ancora il buco che avevano fatto gli speli di Varallo per mettere dentro la sonda e vedere cosa c'è oltre al muro. Niente, solo terra, hanno interrato tutto. E questo fa sorgere tanti dubbi. Perché hanno interrato? C'è qualcuno qui che vuole comunicare con noi? C'è qualcuno che ha fatto accendere queste luci prima? Se c'è qualcuno può far riaccendere le luci? Magari avvicinandosi. Tornare lì dove si era acceso, che era più o meno lì dove c'era sta roba per terra. Però no, non si riaccende più. E questi qui erano i supporti per le tubazioni, sono stati tutti tagliati, anche qui c'erano tutti i tubi che correvano. E qui c'erano fissate le luci. Però non si accende niente, non rileva niente. Boh. Tu che dici? No. Ma giù mi sembra abbastanza muto, mi sembrava di più il corridoio di prima che brontolasse. Ritorniamo. Giusto una ripresa di qua per vedere com'è messo. Boh. Ce n'è da scendere qua, sono 8 rampe, se non ricordo male. Anzi, non ricordo male. Eccoci di nuovo qua, il computer sta registrando. Eccola, la testata immancabile. Il computer sta registrando. Io provo a rifare qualche domanda, perché ero proprio qua l'ultima volta. C'è qualcuno qui che vuole comunicare con noi? Se c'è qualcuno che riesce a fare accendere queste luci, che si avvicini. Non vogliamo farti del male.
Tu senti qualcosa? No, prima ho sentito dei mugugni là, però. Là vicino a Sì. tronchi caduti. E però, beh, non... Non so, sembra che qui in questo momento sia tutto dormiente, come si può dire. Facciamo un giro da un'altra parte. Vediamo cosa succede. Andiamo di qua stavolta. Non è che quelli che ti parevano mugugni erano auto che passavano per strada. Perché? No, 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 l'auto è diversa, Perché adesso se hai sentito, è mi sono passato. toccato in testa. Se hai sentito, è passato un autobus e si è sentito bene. Sì. Ancora? Animali non mi pare che ce ne siano. Qua sotto no. E alla fine siamo di nuovo sotto al palazzo. E già che sono qui, faccio una verifica. Si sentono i rumori dei contatori. Per bene. Perché la volta che ero venuto qua a mappare sotterranei, in questo punto si accendeva tutto. Se adesso non si accende, vuol dire che si possono fare rilevazioni qua sotto, perché esattamente qui in questi punti c'erano tutte le dispersioni Sì, ma non si accende delle niente. antenne wifi di sopra. Se non si accende nulla, vuol dire che sono spenti adesso. Ah sì, di qui è dove si esce. E di qui, eccolo qua. Qui era mega cisterna. Che Sì, qui vertigine! è dove ero sceso l'altra volta, c'è tutta la scala che scende. Questa era la cisterna dell'acqua. Fa venire vertigine! Eh sì, non è bassa. Perché poi è tonda. Sì, non è altissima da vedere, però. Non è neanche bassa. No, no, infatti. Beh, qui c'era il gancio dove appendevano il secchio con la carrucola per tirare su. Beh, Quel filo lì? viene Filo di da. nylon che parte da Non lì lo e so, viene da sopra. scende? Anche l'altra volta ci siamo chiesti cosa ci potesse essere qua, perché di là c'è un'apertura che dà all'interno, sai che il cortile è a forma di U. Ecco, quello lì è l'interno. È qui sopra, beh. Qui è dentro il palazzo, quindi non lo so proprio cosa potesse essere. Ah! Ecco, è la porta bassissima. Stavolta l'ho preso io la craniata, porca miseria. Mi sono rimbombati i denti. E qua? E di qui si esce all'esterno, perché è vero che siamo sottoterra, però
Perché dalla parte di cui si vedono erano officine, depositi, un Laboratori, po' di solite cose, sì. attrezzature. Perché è vero che siamo sottoterra rispetto al palazzo, rispetto alla parte davanti del manicomio, però appunto c'è il dirupo che va giù e qui si è già abbassato un po', e infatti qui c'è un'uscita all'esterno, anche se Qua siamo siamo sotto la sottoterra. villa, giusto? Sì, questa qui dove siamo è l'ala a sinistra, quando ti trovi la facciata davanti, che ha le due ali che vengono avanti, questa è quella che ti trovi sulla sinistra. Vari contatori. E questi sono tutti ancora in funzione, Sì, però sono quelli del palazzo, sono però quelli attivi, è tutto infatti. spento. È assurdo che lasciano tutto così aperto, No, è lasciano tutto aperto tutti acceso. i tubi. È tutto acceso, Sì, acceso, acceso. però guarda. E Vieni su questo, vieni qua. qua devi andare, però. Eh sì, Qua devi perché non disperde andare. troppo, però. Anche Sì, disperdi veramente molto poco. perché questi sono proprio solo contatori elettrici. Invece, quando c'è acceso il wifi, qui erano tutte stanze sottoterra. Boh. Lì sembra un camino quasi. È pazzesco come si mantengano meglio sempre sotto, anche nei castelli. Le parti dei seminterrati si mantengono molto meglio. Con tutto che ci sono i muri intrisi di umido. Ma perché sai, una volta queste erano le fondamenta. Ah, ma qui c'è anche un di sopra. Però finisce lì, solo uno stanzino così. Ma lo sai che ci sono già passato altre volte e non l'avevo mai visto. Sto stanzino così. Beh, cosa ci facevano? Di qui è dove si scende, che siamo venuti con le scale a portare la scala per scendere. E di qui invece c'è questa stanza. Niente, quello che vedi, lo stanzino così, è finito lì. Sì. Sì, sono parti che non avevo visto queste. E qui ci doveva essere una discesa, c'era quel corrimano, la scala chiocciola, Eh che sì, scendeva in un locale di sotto che è stato interrato anche questo. perché c'è proprio la scala chiocciola qua. È un pezzo ancora di riviera, diciamo. Però il K2 non dà segni di vita. Ecco, la prima volta che ero venuto qui si accendeva e impazziva. E probabilmente erano sempre le dispersioni dei piani di sopra, dei wifi. Sì, disperde. Sì, ma È tutto. devi Sì. proprio stare attaccato, vedi? Sì, però è tutto Sì. attivo. Ecco, sì, la cosa strana, come stavi dicendo prima, che lasciano tutto così, contatori, Certo, cavi. potrebbero venire qua, staccare tutti i contatori, girare tutte le manopole dell'acqua, bloccargli tutto, volendo. Cioè. Sì, poi non lo fa nessuno, però che senso ha lasciare qui così? Di qui è sto posto. Punto più caratteristico. Le scale, scusa, a cosa servono? E le Per andare nel scarpe. Eh buco? sì. Ma Perché per... probabilmente. Perché vieni. Sotto c'era qualcos'altro. Sì. E qui è dove siamo dovuti venire con la scala. Questa gradinata così importante, così Sì, larga? no, lì sotto vedi che è
è rotondo tutto, pensavamo che fosse la cisterna, e invece no, quelle sono le facciate, è la facciata esterna del palazzo, il retro del palazzo. Hanno lasciato un'intercapedine allora? Sì, c'è tutta questa intercapedine che corre lungo tutta la facciata posteriore del palazzo, l'avevo fatto vedere nel video quando eravamo venuti sotto, che va avanti, indietro, destra, sinistra, e non so, c'è chi mi ha detto che forse poteva essere per mantenere un certo livello di umidità in modo che non marcissero i muri interni, però vedi quest'arco, non lo so come è fatto, sembra quasi che fosse intero, arrivasse fino giù, no? Sì, è strano come... Sì, è molto strano, il bello è che l'unico accesso per arrivare lì sotto è da qua, e quindi no, magari c'era una scala, un qualcosa che scendeva, anche se non sembrerebbe, non si direbbe, perché queste pareti giù vanno tutte dritte, quindi anche l'accesso a quel buco, noi ci siamo scesi con la scala, ma come facevano i tempi, ogni volta dovevano portarsi una scala, ma assurdo. Vabbè, però ci hanno lavorato, visto che ci sono i cavi, sì proprio che finisce lì sotto la scala. E si torna al computer. Hai fatto tutto un verso? No, l'ho sentito anch'io, non era un gatto? No, ho sentito. Sì. Sta registrando. Sicuro che non fosse un gatto? No, okay. Non era un verso del gatto, è il verso del gatto più acuto. Era un... L'ho sentito anch'io. Era un tono più basso. L'ho sentito anch'io, però non so cosa potesse essere. E non ho neanche capito se veniva da di là. A me sembrava davanti o a me. O da di là, davanti, quindi da di là. Sembrava davanti a me. Verso di qui, dove siamo già andati? Proviamo a rifare un giro in là. Facciamo pausa sigaretta un attimo. No, qua sotto sigaretta non esiste. Dici no? No, qua sotto in mezzo all'amianto, sigarette e amianto nei polmoni non vanno bene. Piuttosto torniamo su, facciamo una passeggiata, dai. Torniamo un attimo sopra. Torniamo su un attimo. Dai, torniamo sopra, lasciando qua. Adesso mi è brillato un secondo. Ma proprio un secondo. E non è questa roba qua. No, no, il computer non disperde no, niente. Ecco, pausa sigaretta, siamo usciti fuori e Ida mi diceva di questo problema, che si sta scaricando la batteria della videocamera nonostante sia attaccata al power bank. E quindi dovrebbe... Power bank dura tante ore, la batteria della dura altre tante della ore. Videocamera dura tanto, ma ultimamente nelle indagini sta succedendo questa cosa. Solo qua. Nelle indagini? Solo nelle indagini. Ah, è bello. E giustamente qui sta succedendo. Che oggi è attaccato anche questa che non carica niente, si scarica invece di caricarsi. Infatti, le luci sono accese a 4 tacche. E in pratica dovrebbe soffrire. Sì, dovrebbe caricare, invece dovrebbe non caricare. Ricarica. Questa è una cosa strana. C'è, ecco. C'è quello che, e anche la batteria che si consuma così in fretta. C'è qualcosa che si suca. Senti le civette. Questo sono le civette. Sì, questo. E magari quello che abbiamo sentito prima di sotto era una civetta. Era un mugugno con un tono molto basso. Sembrava un mugugno maschile. La civetta o il gatto hanno questo verso molto acuto e diverso. Poi eravamo sotto.
civette, gatti, giù non ce ne sono. No, però ci sono le aperture delle prese d'aria da dove si sente. Però senti che sì, in effetti è diverso. No, perché l'ho sentito anch'io quello di prima. Tu avevi la cuffia, io no, e l'ho sentito lo stesso. Quindi, non so. Adesso finiamo qua e poi torniamo di sotto. Ritornati dentro all'interno delle cucine, ritorniamo verso il computer. Anche questa struttura mi sono sempre chiesto cosa fosse, messa qui così. Ma probabilmente era montata su da qualche parte. E l'hanno smontata e rimontata qua. L'hanno montata giù, perché magari la utilizzavano per qualcosa, tipo un muratore volante. Non lo so, perché a me invece mi sembra proprio una cosa fatta qui, in misura per questi muri. Ma perché aveva un sacco di porte, un sacco di chiusure. Qua c'è delle pure campanello. Sì, anche di qua. Anche di qua, però. Un posto dove passare per disinfestarti. Qui su ci sono delle prese. Ah, è vero! Per disinfestare, per entrare in cucina. Siccome magari lavoravano, sai. Sì, perché ci sono campanelli, le chiusure. Sì, sì, sì. I passaggi. Facevano i passaggi, in pratica hanno una specie di doccia. Infatti, qui ci sono anche prese d'aria, prese di qualcosa di sopra. Ecco spiegato l'arcano. Altrimenti non ha senso tutti quegli interruttori da schiacciare anche dentro, apertura, chiusura. Oh, mi è morta la batteria all'improvviso. Si è spenta? No, però... È calata di colpo? Sì, 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 era quasi carichissima. Ecco. E vedi, è in fondo. No, e si scarica a vista d'occhio, cos'è sta cosa? Ultimamente le anomalie elettriche sono pazzesche. Oh, e si è acceso anche il K2. Ancora. Allora, più o meno dove si accendeva la prima un'attacca? No, era un po' più... No, eravamo più in là. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Se ci sei, fai accendere ancora le luci. Magari provo a tornare indietro, scusa. Che magari... Anche se non dovrebbero esserci interferenze esterne qua sotto. No, infatti torno indietro. E non nulla. No, andiamo verso il computer. Ale, mi è morta la batteria. Di botto? Sì, il computer sta ancora registrando. Avevi detto giusto, è un'ora che siamo qua. 58 minuti da quando stiamo registrando. E le batterie che muoiono così. Anche perché io non ho registrato 58 minuti, non è stata accesa un'ora la videocamera, ma proprio no. Boh, cambierò batteria. Ho cambiato la batteria della videocamera e sto vedendo una cosa stranissima che mi fa salire qualche dubbio. Perché adesso non si vede bene, magari perché avvicinarmi è un casino. Comunque, io li ho fatti partire assieme, il registratore audio e il registratore video, e qui dice il registratore audio è a 1 minuto 3 e 50 secondi e quello video 1 minuto 2 e 3 adesso, 1 minuto e 3 adesso, cioè è quasi un minuto di differenza. Com'è possibile se sono partiti assieme?
L'unica cosa possibile è che qualcuno abbia messo in pausa la registrazione video, ma siccome qui non si può mettere in pausa, o si accende o si spegne con questo programma, è una cosa molto strana. Allora, abbiamo cambiato le batterie, cambiato tutto, questa qui è carichissima, però con questa luce non vedo niente. Scusami. Ecco, no, figurati. Comunque, questa qui è carichissima, sì, ma sono anch'io che ho l'altra luce spenta, sono un macaco. Questa qui che è carichissima, ma non carica. Non carica quella sopra, questa qua è arrivata a 1. Io ho cambiato la batteria della videocamera. E io dello zoom. E sta già morendo, era nuova, in un minuto neanche, è a metà, e adesso va, guarda. Già si sta scaricando, già resta, sarà un 20% di batteria. Mentre invece il computer ho visto è ancora al 75%. Lui tiene, anche se anche lui si sta consumando in fretta, perché dovrebbe durare almeno 7 ore. Invece facendo sto conto vuol dire che ne durerebbe 4 a questa velocità di scaricamento, e non è normale. Tra l'altro oggi non fa neanche freddo, no, infatti. Quindi non può essere il freddo che fa scaricare le batterie. Io pensavo che, infatti mi ero portato quella di scorta, pensavo che ci fosse stato, che ci sarebbe stato questo problema. Invece sì, c'è, ma non dipende di certo dal freddo. No, perché sono 10 gradi, sì, è così freddo. È temperatura che non dovrebbe influire sulle batterie. Quindi boh, guarda, la mia sta proprio morendo. sta per morire. Non so cosa dire. E invece di usare il K2 stanno di nuovo usando l'energia delle apparecchie, invece di far funzionare il K2 ciucciano l'energia. Ah, se la succano per bene. Qui a questo punto spingo, perché sennò proprio è morta la batteria. Spingo e ci vediamo a casa. Allora, siamo tornati di sopra e come per miracolo la batteria della videocamera, la sua, sta durando tantissimo, anche se era la fine. La mia, no, guarda, si è ricaricata, adesso si è ricaricata, sì. Così, da era sola. Risalita a 3 tacche e scesa di volta 2 tacche. Era risalita a metà e scesa, vabbè. E, insomma, non mi resta che tornare a casa a esaminare foto, video, audio, tutte le registrazioni. Naturalmente ci sarà anche il tuo video. Sì, con, poi ti passo le cose anche. No, vabbè, ce le passiamo a vicenda. Comunque, oltre al mio video, guardate il suo sul canale Ombre e Oltre. E intanto vado a casa e controllo tutto. Oh yeah! Sperando che la batteria duri prima di arrivare a casa. Questo qui era un reparto che non avevo mai visto, mai esplorato, e è di fronte proprio all'ingresso, di fianco all'ingresso dove adesso ci sono le ambulanze. Cavolo, a parte tutti gli scarti per terra. Di là invece ben tenuto nell'altra stanza. Sì, anche perché di qui è andato tutto a fuoco. Quando c'è tutto, sì, qua hanno proprio distrutto tutto. Erano tutti i mobili di legno un po' distrutti, un po' bruciati. Scrivanie. Vabbè, vediamo dall'altra parte. Giornali, Corriere della Sera del 2 novembre 1984, con la grande novità, la Lancia Tema. Oh, gran novità. E qua sì, e qui magari poteva essere magari un deposito di attrezzature. Vediamo se sono rimasti mobili. Era pieno di mobili. Mensole. Questo, che ce n'era un altro di là che non ho capito cosa sia. Un'apparecchiatura. Dentro c'è un rullo che sembrava quasi una roba di una lavatrice, ma non è una lavatrice. No, non lo so. Armadi.
Sì, ma anche di qua è tutto. No, ma qua doveva essere dopo il lavoro, perché adesso mi fa. Vabbè, sì, è vero, ci sono. Tavoli, panche. C'era il banco. Il banco col bar. Bar. Eh sì. Era il bar. Un anno fa non era così distrutta. Sì, 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 sì. Non c'ero mai entrato da questa parte. E di qua? Cosa? Un bello trofeo domenica 15 giugno 1997. Un anno dopo che è nato mio figlio. E vediamo di qua. Qui deve essere un bagnetto. Una cucinina. Una cucinina. Una cucinina magari. Sì, qua doveva essere del dispensa. Sì, e qui magari era la dispensa della cucina. Sì, sì. Con quei armadietti. Che non erano di qua. Vabbè, adesso abbiamo visto tutto davvero. Adesso davvero torno a casa. Oh yeah! E come tornato a casa, ho passato la notte a analizzare tutte le registrazioni e fare prove con il computer perché sono successe delle cose strane, come avete visto. Prima di tutto, la voce che sia io che Dida abbiamo sentito nel corridoio, l'abbiamo sentita chiaramente, tutti e due, però nelle mie registrazioni, né in quelle fatte nel computer, né in quelle con la videocamera a mano, si sente niente. Quindi, cosa poteva essere? Eppure l'abbiamo sentito bene. E tra l'altro Dida aveva anche la cuffia, sentiva in cuffia quello che stava registrando e l'ha sentito proprio dalla cuffia, quindi probabilmente lei è riuscita a registrarlo. Io purtroppo no. Poi sempre a Dida, dopo 35-40 minuti, è iniziato a scaricarsi la batteria, proprio ad andare giù di colpo, e in più il power bank a cui era attaccata la videocamera, che avrebbe dovuto ricaricarla in caso di batteria scarica, non caricava niente, eppure era carichissimo. E anche questa è un'altra cosa strana. Ma queste sono quelle meno strane, adesso cominciano quelle più interessanti. Come avete visto, la prima batteria che ho usato io è andata benissimo fino a quando siamo tornati di sotto e lì si è scaricata subito. Quando si è attivato l'ultima volta il K2, che ha avuto una piccola accensione, da lì si è scaricata, è arrivata subito a metà e dopo pochi secondi si è scaricata subito, è andata a zero. L'ho sostituita e anche quella nuova è durata pochissimi minuti, sebbene fosse carichissima. Nelle foto non ho trovato nulla di interessante, neanche nelle registrazioni fatte con la videocamera infrarossi, che fanno vedere sempre la stessa inquadratura fissa senza nessuna anomalia, ecco qua. Tranne quando io e Dida siamo tornati indietro dal giretto al corridoio del reparto agitati, quando siamo tornati indietro che mi sono fermato a fare qualche domanda, ecco, lì il computer ha cominciato a fare dei primi piani, si fermava, ci inquadrava, proprio la registrazione sembra che si fermasse come se fosse una cosa già registrata con qualcuno che metteva in pausa per vedere i nostri primi piani. E in più, a ogni mia domanda, l'audio andava giù, proprio scompariva e ritornava su, anche questa è un'anomalia stranissima. E da lì, da quel momento, il computer ha cominciato a sfasare l'audio con il video fino a arrivare a un minuto di differenza dopo un'ora di registrazione. E anche la batteria del computer ha cominciato a scaricarsi di colpo. Come avete visto, aveva 4 ore di durata ancora e in pochissimi, meno di un minuto, è arrivata a 3 ore. Quindi un'ora persa così in meno di un minuto. Comunque ecco la registrazione integrale del momento di quando siamo tornati dal reparto agitati. Ho fatto qualche domanda e ce ne siamo andati. Come vedrete, la registrazione è un po' lunga, sono 3 minuti, però vedrete che proprio si sente l'audio che si sfasa e il video che si ferma ogni tanto a farci dei primi piani. Ecco qua. Eccoci di nuovo qua, il computer sta registrando. Ecco la testata immancabile. Il computer sta registrando.
Io provo a rifare qualche domanda. Ero proprio qua l'ultima volta. C'è qualcuno qui che vuole comunicare con noi? Se c'è qualcuno che riesce a fare accendere queste luci, che si avvicini. Non vogliamo farti del male. Tu senti qualcosa? No, prima ho sentito i musoni là, però... Là vicino, sì. Pronti per tutti. E però... Non so, sembra che qui in questo momento sia tutto dormiente. Come si può dire? Facciamo un giro da un'altra parte. Vediamo cosa succede. Andiamo di qua stavolta. Io davvero non so come spiegare queste cose se non con qualcuno o qualcosa che assorbiva energia e causava le anomalie alle riprese audio e video, perché davvero non saprei dare altra spiegazione. Una spiegazione logica non c'è, come per le altre volte quando ho registrato la voce entra lì e l'altra voce uguale, che però è un po' indecifrabile, è sempre nello stesso punto. Quindi io sono giunto alla conclusione che lì qualcosa c'è, qualcuno o qualcosa, non lo so. Sono molto curioso di ascoltare le registrazioni che ha fatto Dida e vedere anche le sue riprese. Se siete curiosi anche voi, date un'occhiata al suo canale su YouTube Ombre ed Oltre, è molto interessante. Intanto continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travels, iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video, commentate i video, lasciate un like e condivideteli. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!